Sono Miguel, sono infermiere e lavoro con Medici Senza Frontiere. Sono appena rientrato dalla missione in Colombia, nella quale abbiamo garantito alla popolazione civile un'assistenza sanitaria, popolazione che è afflitta da un conflitto che esiste da più di 40 anni. L'abbiamo fatto grazie a delle cliniche mobili e grazie al vostro aiuto siamo riusciti a visitare più di 2.800 pazienti, 1.400 bambini e dare un'assistenza psicologica che in quelle terre è fondamentale a più di 1.400 persone. A fine aprile ripartirò verso la Repubblica Centroafricana. È un paese di cui si parla poco, c'è un conflitto molto sanguinoso interno che lo affligge da parecchi anni e lì ci troveremo ad affrontare la situazione di sfollati, di campi profughi. Troveremo, come sempre, una popolazione civile che è quella che soffre di più questo conflitto. Donne, bambini, ai quali vogliamo garantire la nostra assistenza sanitaria, tutta una serie di vaccinazioni come il morbillo per evitare delle epidemie. Grazie al vostro sostegno regolare possiamo organizzare, pianificare quello che è il nostro lavoro quotidiano e soprattutto fare quello per cui abbiamo preso questa scelta, cioè salvare vite. Se queste esperienze le ho potute vivere e se queste cose le abbiamo potute fare, grazie a voi.